Wedi, retroscena nuove puntate, Luca è in esterna una ragazza simile a Oriana del GF VIP. Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nel corso di questo 2023 su Canale 5? Al centro dell'attenzione ci sarà in primis la presentazione di un nuovo tronista che non passerà affatto inosservato. Trattasi di Luca Daffré, volto ben noto al pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, il quale avrà la possibilità di rimettersi in gioco. Dai retroscena riguardanti le prime esterne pare che Luca deciderà di frequentare una ragazza somigliante ad Oriana Marzoli, attuale concorrente del Grande Fratello VIP. Questo è quanto racconta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne di questa stagione c'è stato spazio per la presentazione di Luca Daffré come nuovo tronista di questa stagione. In passato, Luca ha già avuto modo di prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi come corteggiatore. È stato anche un tentatore a Temptation Island ed ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Lari Blasi. Insomma, un volto ben noto al pubblico di Canale 5 che avrà modo di vederlo all'azione nella nuova veste di tronista, dove spera di poter riuscire a trovare la sua anima gemella. Ebbene, a svelare un po' di retroscena sui primi incontri di Luca avvenuti a Uomini e Donne, ci ha pensato, come già accennato, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Sui social, infatti, ha rivelato che il nuovo tronista ha avuto già modo di fare la sua prima esterna con una ragazza carinissima, che pare somigliasse ad un altro volto noto al pubblico di Canale 5. Trattasi di Oriana Marzoli, la concorrente spagnola che sta tenendo banco all'interno delle dinamiche del Grande Fratello VIP, dove si è messa in mostra in primis per il suo carattere particolarmente vispo e deciso. Insomma, sembrerebbe che nel corso delle prossime puntate di UED potrebbe arrivare anche la sosia di Oriana. Per la gioia dei tantissimi fan che sostengono la geffina spagnola, candidata alla vittoria finale di questa settima edizione. Spazio anche alle vicende dell'altra nuova tronista Nicole, le anticipazioni su quello che succederà nel corso dei prossimi appuntamenti di questa edizione rivelano che c'è stata una nuova esterna con Andrea. Questa volta, però, tra i due non è andato tutto nel migliore dei modi, il corteggiatore ha così ammesso di avere dei dubbi sulla tronista, tanto da temere che si lascerebbe influenzare un po' troppo da ciò che dice il pubblico del talk show. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, scui beton după care îl întind și el devine tare în timp, că așa e betonul underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa e. Și zici că Stone Ford, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol, de când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta.